Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: ricordate Ennio, il primo fidanzato di Gemma Galgani? È sparito da radar dopo la rottura, ecco che fine che ha fatto. Nel corso di tanti anni di messa in onda, Uomini e Donne ha presentato al pubblico televisivo tantissimi volti che sono poi diventati dei veri e propri personaggi televisivi. La verità è che proprio nello studio, sotto l'attenta conduzione di Maria De Filippi, sono tantissime le dinamiche che vanno sviluppandosi e che vedono proprio uomini e donne fronteggiarsi in questa ricerca dell'amore. Certo, nel corso del tempo il format è cambiato tanto. Non più soltanto il trono a farla da padrone, ma anche una serie di relazioni che si instaurano tra dame e cavalieri. Gemma Galgani. E così anche il Covid ha portato uomini e donne verso nuove direzioni, visto che a causa delle restrizioni la stessa Maria ha dovuto cambiare tante cose. E così la conduttrice ha dato anche un nuovo volto al programma, consapevole di quanto il pubblico sia ormai fidelizzato e pronto a seguire il format in ogni sua evoluzione. Tra le donne che in questi anni hanno letteralmente catturato l'attenzione del pubblico, c'è di sicuro Gemma Galgani. Sono ormai 10 anni che cerca l'amore nello studio di Uomini e Donne, ed in un paio di occasioni sembrava anche che ci fosse riuscita. Ma siamo ancora qui, oggi, a parlare di quello che fa Gemma e soprattutto i battibecchi con Tina Cipollari. Le due donne non se le mandano di certo a dire, provocando le grasse risate del pubblico presente in studio ma anche di quello a casa. Ricordate Ennio, il primo fidanzato di Gemma? Ecco che fine ha fatto. Ci sono stati sostanzialmente due uomini che hanno catturato il cuore di Gemma. Due fidanzati con i quali questa donna ha approfondito in maniera netta la sua conoscenza. Uno è Giorgio Manetti, e l'altro è Ennio Zingarelli, il dentista che al tempo catturò il cuore della Galgani. I due arrivarono anche ad organizzare una festa di fidanzamento, a testimonianza di quanto fossero serie le intenzioni di entrambi. Ma cosa è successo? Tra Gemma ed Ennio le cose non sono andate molto bene. I più maliziosi vociferano che siano stati i figli di lui a dissuaderlo, perché spaventati dalla possibilità che Gemma stesse al fianco del padre soltanto per la sua posizione sociale. Ma che fine ha fatto Ennio? Dopo la fine della sua storia con Gemma, l'uomo non è più tornato a Uomini e Donne. Si sta godendo la pensione, dicono i più informati sul web, e non ha mai pensato di tornare di fronte alle telecamere. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.